Siamo qui con Christian De Petris, il numero 14 della SD Lettuno. Veramente complimenti per questa splendida partita. Prime impressioni su questo match? Beh, l'importante era vincere, lo abbiamo fatto. E non abbiamo preso gol, che è comunque una buona prestazione da parte di tutta la squadra. E niente, adesso lunedì abbiamo la Coppa, quindi concentrati anche su quell'obiettivo lì. E comunque sono 6 battaglie da qui alla fine del campionato, dove bisogna fare 3 punti per mantenere il primato. Il Frosinone ha vinto di nuovo, sono ancora lì, vi danno fastidio? Che ha vinto lo vengo a scoprire soltanto adesso. Ci fa piacere perché comunque siamo ancora lì, dobbiamo lottare, sappiamo che non è facile, loro è una bellissima squadra con dei grandi giocatori e niente, noi dobbiamo dare tutto fino alla fine e sappiamo benissimo che dobbiamo portare i 3 punti fino alla fine del campionato, se no non si vince. Grazie mille. Siamo qui con Carlo Trani, e giocatore della Sport Country. Oggi una partita non facile, avete perso il risultato secco 4-0, erate partiti bene, adesso cosa pensate di fare, di reagire? Siete ancora lì per il terzo posto, quali sono le prime impressioni? No, oggi brutta prestazione, c'è solamente da fare i complimenti agli avversari, sono stati nettamente più forti di noi e guardiamo avanti e testa la prossima partita, che è contro una delle big del campionato, cioè Frosinone. Speriamo di fare il risultato. Come si va adesso? Come si affronta la partita contro il Frosinone? Sicuramente con un altro appiglio in confronto a oggi, perché brutta prestazione. E niente, andiamo avanti. Va bene, grazie mille. Siamo qui con Armando Meschini, neo entrato della SD Lanettuno, complimenti per il tuo ingresso in campo. Oggi splendida vittoria, ottima prestazione da parte tua. Prime impressioni su questo match? Siamo stati bravi, da qui a fine campionato ci aspettano comunque ancora 7 partite importanti. Pensiamo una alla volta e quindi niente, oggi ci prendiamo i 3 punti e siamo già concentrati sulla prossima sfida. Peccato per quel gol mancato, è stato bravissimo il portiere Grasso. Potevi fare meglio? Sicuramente sì, abbiamo ancora 6 partite e proverò a sbloccarmi nelle prossime partite. Va bene, grazie mille. A voi.